Il nuovo staff tecnico dell'ASD Città di Nocera 1910 si presenta. In conferenza stampa anche l'allenatore Pasquale Esposito. Sarà lui a guidare la rosa che disputerà il campionato di eccellenza. Ma credo che la preoccupazione superi largamente l'emozione, cioè nel senso che so che mi sono pigliato un bel impegno e che devo fare di tutto e del meglio possibile, perché questa è una piazza di gente competente e, come dicevo prima, è vero che bisogna vincere, ma io credo che, almeno le mie idee sul calcio, sono quelle che bisogna vincere anche giocando bene, quindi tenteremo di fare le due cose. È più importante vincere che giocare bene, soprattutto quando andremo a giocare su qualche campo in cui la tecnica deve essere messa da parte e dobbiamo pensare più al concreto. Però è la categoria e bisogna accettare questo, ho accettato questo impegno, e i giocatori che verranno accetteranno, anche se noi stiamo tentando di portare giocatori bravi, importanti tecnicamente, anche di categoria superiore, ma devono accettare anche loro che qualche volta è meglio anche buttare la palla fuori, ma l'importante è vincere. In genere gioco con due punte, ho fatto qualche volta il 4-3-3, però con due punte si può attaccare meglio, ci sta più varietà di perché gli esterni anche nel 4-4-2 io li faccio a centrare, devono fare come se fossero due punte nel 4-3-3, diciamo così, adesso sarebbe troppo lungo spiegare. Però insomma l'idea è quella di fare il 4-3-1-2 con, anche se non sono sicuro di poterlo applicare, perché soprattutto bisogna trovare un trequartista, penso che bisogna trovare un trequartista under bravo, che riesca a fare delle cose, che ci dà una mano in fase difensiva. Questo sarà il vero problema, o dovremo fare altre scelte come il portiere under e i due terzini, quindi devono giocare tre, e vediamo un po' dove troviamo gli under bravi, che qui devono giocare, devono dire under bravi che sanno giocare, anche di categorie superiori, che hanno avuto già esperienza. Non dobbiamo chiaramente pigliare gente che ha fatto il settore giovanile. Lo affiancherà in qualità di vice Felice Scotto, mentre fungerà da collaboratore tecnico Martino Coppola. A coprire il ruolo di preparatore del portiere Amedeo Petrazzuolo, mentre sarà Giuseppe Carrotta ad occuparsi della preparazione atletica dei calciatori. A Borrello invece il ruolo di responsabile del settore giovanile. Al di là della categoria, perché comunque per me la categoria mi interessa ben poco, per il lavoro che faccio con i giovani è importante, sì, perché il ragazzo preferisce fare il nazionale, però per me personalmente la categoria è relativa. Quello che è importante è costruire un settore giovanile, e quando c'era, per me ci stanno tutti i presupposti. Ho avuto delle opportunità, però ho preferito accettare Nocera, perché per me penso che Nocera domani sarà una società importante che può avere dei risultati che ha avuto nel passato, diciamo, calcistici. Proprio perché nasce adesso, per me è fondamentale fare il settore giovanile. Dicevo che dovevamo fare tutte le categorie proprio per questo motivo qua, per avere domani già ragazzi pronti per il seguito della società, cioè, perché se non fai tutte le categorie oggi, probabilmente domani ti troverai con pochi giocatori. Lavorando già oggi con tutte e cinque le categorie, domani faremo cose più importanti con la prima squadra, teniamo già giocatori pronti, ragazzi che comunque si possono già affacciare alla prima squadra. Sto lavorando già con diverse società, tra cui pure qua a Nocera, sperando che comunque riesco a fare dei gruppi. Devo selezionare 100 ragazzi, in effetti, 5 squadre, mediamente sui 20 al gruppo sono 100 ragazzi. Non è facile, però comunque la città di Nocera merita questo e pure altro.